voglio ringraziare di questa occasione di incontro e dopo ascolterò la presentazione di una istituzione che ha avuto una storia che conosco poco e che ha una attività su cui sono contento di essere informato. Però ecco, questo salmo è quello che ispira, diciamo, la proposta pastorale per la diocesi di quest'anno e voglio sottolineare due aspetti che mi sembrano particolarmente preziosi. E qui si parla di una persona, di un popolo, di una comunità che ha un desiderio, che ha una meta desiderabile, che vuole arrivare alla casa del Signore. Ecco, questa è la situazione spirituale del salmista e questo è, mi pare, un punto necessario per ogni vita, per ogni situazione, per ogni condizione anche di difficoltà, di prova, di emergenza. Avere una meta, desiderare un approdo, credere alla promessa che c'è una casa che ci aspetta, che è la casa del Signore, che è la Chiesa, la comunità cristiana, che è la vita eterna come esito finale. Ecco, questa avere una meta, avere un desiderio, mi pare che sia quello che rende possibile camminare, che rende possibile non lasciarsi bloccare dalle difficoltà, non sentirsi paralizzati dalla propria fragilità o dalla propria condizione ingiusta, sfortunata, tribolata. C'è una meta. Chi ha un desiderio trova anche le forze per camminare. Chi non ha una speranza, cosa deve fare se non sedersi, aspettare che la vita passi, cercare quelle gratificazioni a portata di mano per rendere meno noiosa la giornata, meno vuoto il tempo, meno opprimente la vita. Ecco, chi non ha una meta, chi non ha una speranza, non ha motivo per essere in cammino. Verso dove? Far che cosa? Invece la promessa di Dio è che Lui ci attende nella sua casa, questa casa dove è bello stare, dove tutti si sentono accolti, dove anche il passero trova il luogo per il suo nido. Quindi vuol dire questa accoglienza festosa, semplice, gratuita e tuttavia che bisogna raggiungere, avere una meta. Ecco, questo è il primo pensiero che voglio condividere con voi. Oggi sembra che la mentalità corrente scoraggi dall'avere una meta, dall'avere una speranza, che la mentalità corrente abbia insinuato l'idea che non c'è un futuro desiderabile, che non c'è una dimora felice in cui possiamo abitare. Ecco, e quindi questo mi sembra la paralisi del nostro tempo, non avere una meta, non avere una speranza, tirare avanti senza sapere verso dove. Quindi io vorrei incoraggiare tutti noi ad aprire il cuore alla speranza, fidandoci nella promessa di Dio, fidandoci della fede del popolo ebraico, della tradizione cristiana, dell'annuncio evangelico. Non è una, diciamo, nostra proiezione di una qualche fantasia, è la promessa di Gesù. Ecco, io vado a prepararvi un posto perché là dove sono io siate anche voi. E quindi è una meta in cui siamo attesi, la casa del Padre.
E il secondo pensiero che volevo dire è che avendo una meta, il pellegrino, questo popolo in cammino che canta questo salmo, come l'abbiamo pregato noi, ecco, questo popolo in cammino, si esprime in questa maniera che sembra strana, dice, cresce lungo il cammino il suo vigore. Cioè, andando avanti, più si cammina e più si sente forte. E quindi vuol dire che questo vigore non è, diciamo, la giovinezza, la quale a un certo punto finisce, non è l'energia fisica, per cui per quanto uno sia allenato e sia vigoroso, però poi prima o poi si stanca. Invece cresce lungo il cammino il vigore, è esattamente il contrario, cioè vuol dire che più uno cammina, più cresce la sua forza, che più passa il tempo e più è animato da un vigore nuovo. Quindi vuol dire che non è una condizione naturale di benessere, di salute, di risultati sportivi, no? Che uno dice, ecco, sono allenato e perciò sono più in forza e quindi vinco la corsa e quindi arrivo alla meta desiderata e quindi conquisto il premio. Ecco, invece qui è un'altra qualcosa d'altro che dà vigore e che dà vigore quando si è giovani e quando si è vecchi, quando si è sani e quando si è malati, quando si è di buon umore e quando si è arrabbiati. Perché cresce questo vigore? E cresce per l'attrattiva della meta, cresce perché si sente che non stiamo camminando in un deserto senza strade, cresce perché sentiamo vicino colui che desideriamo incontrare. Quindi il vigore viene dall'attrattiva della meta, viene dall'attrattiva del Signore. Ecco, quindi io credo che nella vita tutti noi abbiamo dei momenti in cui siamo stanchi, in cui ci sembra che il compito affidato sia superiore alle nostre forze, che l'impresa sia sproporzionata rispetto alle risorse di cui disponiamo. Allora cosa facciamo? Ci lasciamo cadere le braccia? Allora ci scoraggiamo? No, ecco, quelli che hanno una meta, quelli che sentono vicino colui che desiderano incontrare, sentono crescere il vigore, sentono questa esperienza di trasfigurare persino il luogo in cui passano. Dice anche nella Valle del Pianto avviene che nascono delle sorgenti, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Questa terra che sembra una desolazione. Quindi vuol dire questi che camminano verso una meta attratti da una promessa sono capaci di trasfigurare la terra su cui camminano. Ecco, questo è l'augurio che voglio farvi, il pensiero che voglio lasciarvi in questo momento così molto familiare, molto semplice di incontro in cui ascolterò adesso volentieri sia la descrizione dei servizi e delle attività, sia magari qualche domanda secondo del tempo che abbiamo.